Da ciao! Bentornati sul mio canale Chanitali. Oggi finalmente vi do la ricetta di zuppa di ravioli agropicanti. Arrivato il momento. 2 settimane fa ho fatto la ricetta di salsa piccante, che è un elemento essenziale per questa zuppa. Questa zuppa di ravioli agropicante, Suantang Shuijiao, è uno street food molto famoso della regione di Shanxi, dove c'è l'esercito di terracotta. Adesso siamo già in primavera, la primavera è un buon periodo per raccogliere le piante e specie selvatiche. Proprio nel momento che stavo pensando che tipo di ripieno faccio per i ravioli stavolta, e una mia amica mi ha contata perché lei ha raccolta dell'aglio orsino nelle campagne. L'aglio orsino è una specie molto buona per fare i ravioli. E 2 mesi fa avevo iniziato a impiantare dell'erba cipollina e del coriandolo nel mio balcone. Perciò prima di iniziare andiamo intanto a raccogliere queste spezie. Andiamo! Benvenuti nel mio piccolo orto. Ecco, queste sono l'erba cipollina che avevo seminato circa 2 mesi fa. Adesso intanto prendiamo circa 6 o 7 foglie di questa erba cipollina. Quelle che sto raccogliendo non sono foglie che sono andate male, perché le ho lasciate giù apposta e per poter dare spazio alle nuove foglie che stanno crescendo. Prendiamo anche un po' di coriandolo per condire la zuppa. Che profumo! Usare le proprie spezie coltivate ti dà una soddisfazione. Adesso abbiamo tutti gli ingredienti pronti, quindi possiamo iniziare a fare l'impasto per i ravioli. Iniziamo! Per fare circa 35 pezzi di ravioli abbiamo bisogno di 500 g di farina di grano tenero 00, circa 270 ml di acqua fredda e un cucchiaino di sale fino. Versiamo intanto una parte dell'acqua e iniziamo subito a impastare con le mani. Dopo un minuto aggiungiamo il resto dell'acqua. Aggiungiamo anche un cucchiaino di sale. Il sale aiuta a migliorare la consistenza dell'impasto. Continuiamo a lavorare l'impasto per circa 5 o 8 minuti. Mentre la mano destra continua a impastare, la mano sinistra continua a girare il contenitore. In questo modo aiuta l'impasto a pulire bene tutti i bordi del contenitore. Quando abbiamo ottenuto in questo risultato che la mano sia pulita, il contenitore è pulito e l'impasto è liscio e possiamo lasciare riposare l'impasto per circa 1 ora. Mentre il nostro impasto che si riposa, iniziamo a fare il ripieno. Abbiamo 300 di pancetta di maiale macinata e 100 g di aglio orsino. Guardate, proprio bello fresco. E qui abbiamo circa 6 foglie di erba cipollina e un pezzo di zenzero. Tritiamo l'erba cipollina. Sbucciamo lo zenzero. Dopo lo tagliamo e lo tritiamo. Stessa cosa con l'aglio orsino. Prima lo tagliamo finemente. E poi lo tritiamo per un po'. Ecco, questo è il risultato. Come era per il ripieno di pausa, vogliamo che il ripieno di questi ravioli siano anche super puffati. Perciò riscaldiamo circa 3 cucchiai di olio di semi in un pentolino. Quando l'olio è un po' riscaldato, andiamo a metterci dentro i 3/4 dell'erba cipollina. Mescoliamo per 30 secondi con il fuoco medio e poi spegniamo il fuoco e lo lasciamo raffreddare. Ora facciamo il ripieno. Mettiamo sulla carne il soffritto dell'erba cipollina, dello zenzero macinato, 2 cucchiai di salsa di soia, due terzi cucchiaino di sale fino, mezzo cucchiaino di pepe bianco, un cucchiaino di fecola di patate. Mescoliamo il composto, ovviamente potete utilizzare anche la forchetta.
A certo punto aggiungiamo 3 cucchiai di acqua, l'acqua rende il ripieno proprio sugoso. Mescoliamo ancora per un po' e a questo punto possiamo aggiungere dell'aglio orsino. Continuiamo a mescolare ancora finché otteniamo un composto abbastanza appiccicoso e poi prendiamo il coperchio, lo chiudiamo e lo lasciamo riposare per circa 15 minuti. Il tempo vola, è già passata un'ora. Possiamo andare a risvegliare il nostro impasto per i ravioli. Togliamo la pellicola, vediamo. L'impasto ha riposato abbastanza bene. Spargiamo un po' di farina sul piano di lavoro. E stacchiamo un terzo dell'impasto, lo mettiamo sul piano di lavoro e iniziamo a lotturare questo impasto. Come vediamo qui, mentre lavoriamo cerchiamo anche di allungare questo impasto fino ad ottenere una forma di bastone con 2 cm di diametro. Poi tagliamo l'impasto a pezzetti con circa 1,5 cm di lunghezza. Poi giriamo ogni pezzo tagliato a 90 gradi e lo schiacciamo un po' con le mani, come vediamo qui nel video. Abbiamo schiacciato tutti, ora non ci resta che lavorare con un mattarello. Per quanto riguarda la dimensione di mattarello, andrebbe benissimo anche uno più piccolo, mentre la mano destra continua a rotolare il mattarello e la mano sinistra continua a girare l'impasto, in modo che si ferma un bel forma di disco. Possiamo rotolare anche il mattarello con tutti e 2 mani, ma è importante tenere sotto controllo il disco, in modo che si forma un bel rotondo. Benissimo, adesso possiamo iniziare a fare ravioli. Per chiudere i ravioli da zuppa è super facile. Prendiamo un dischetto e andiamo a riempirci con il ripieno che abbiamo fatto prima. Mettiamo il ripieno in mezzo del dischetto. Con una mano pieghiamo il raviolo a metà. Prima chiudiamo qui sopra in mezzo e poi chiudiamo i 2 lati. Schiacciamo bene i bordi. Ecco, il raviolo è fatto. Guardate che bello! Faccio un altro. Ho preso il ripieno, adesso vado a chiudere qua in mezzo, intanto, e subito i 2 lati. Guardate, c'è una panciottina di questo raviolo. Che carino! Diciamo che per fare questo tipo di ravioli tipo bolliti, la chiusura è molto più facile di quelli a vapore. Abbiamo finito di fare i ravioli, ora possiamo iniziare a cuocere! Stavolta facciamo una zuppa di ravioli per una persona. In una pentola abbiamo messo 1 litro di acqua e portiamo fino all'ebollizione. Ci possiamo mettere dentro dei ravioli. Per evitare che i ravioli si attaccano sul fondo, li giriamo con mestolo delicatamente. Mentre si cuociono i ravioli, possiamo preparare il condimento per la zuppa. Ci mettiamo un cucchiaio di gamberetti essiccati. Questa è la confezione di questi gamberetti essiccati, che li trovate sicuramente nei negozi alimentari cinesi. Un cucchiaio di salsa di soia. 2 cucchiai di aceto di riso. Un cucchiaino di sale fino e 2 cucchiai di salsa piccante. Il link per la ricetta di salsa piccante trovate qui su alto a destra. Ci mettiamo anche l'avanzo dell'erba cipollina e del coriandolo. Un cucchiaio di seme di sesamo. Un cucchiaio di olio di sesamo. Ci aggiungiamo anche 4 mestoli di acqua di cottura. Mescoliamo tutto. Il brodo è buonissimo.
Dopo 5 minuti i ravioli sono saliti a galla. Wow, direi che sono già pronti per essere impiattati. Durante l'attesa. Ora posso finalmente assaggiare questo piatto. Vediamo insieme com'è andato. Sento già un buonissimo odore, un profumo di questa zuppa. La zuppa agro piccante, giusto? Non troppo piccante e si sente anche un po' aspro dell'aceto. È assolutamente buonissimo. Assaggiamo il raviolo. Come avete visto, per questa volta ho fatto un raviolo super gigante. È buonissimo. Il profumo di aglio orsino, anche il profumo di zenzero sono rimasti dentro. È super buono. Il ripieno è bel cotto e anche molto sugoso. Ah, è un profumo incredibile. Ora assaggio anche un po' di zuppa. Il gusto agropicante di questa zuppa mi apre proprio lo stomaco. Ragazzi, veramente dovete assolutamente provare questa ricetta. Vi consiglio. Cavolo, mangiando questo piatto mi viene quella illusione di vedere l'esercito di terracotta. Ragazzi, grazie mille per il vostro tempo di oggi. Se vi piace il mio video, mi raccomando, iscrivetevi e commentate sotto, provate anche voi questa ricetta. Grazie mille per tutto, si siete già e noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao ciao!